Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Jay Smash ed oggi siamo tornati in un nuovo episodio di The Binding of Isaac Repentance. Non guardate questo continuo di 38 minuti perché stavo facendo una partita random con questo personaggio Lazarus, ero stanco morto e facevo cazzate su cazzate, non volete vedere quell'episodio. E quindi nell'episodio precedente abbiamo fatto una triste run con Apollyon, dove siamo schiattati come delle pere e niente, quindi ora dobbiamo solamente fare ripremere il tasto random sperando di ottenere qualcuno di non troppo difficile. Nice, questo è il momento della mia vendetta. CVGM FFKM. Innanzitutto noto che hanno cambiato la capigliatura di Azazel, poi se non sbaglio l'hanno reso più veloce. Ah. Ok, interessante. Finalmente una run con un personaggio molto molto forte, almeno inizialmente. E bisogna vedere un attimo poi come, quanto forte sarà con l'andare avanti della run, perché sicuramente il range basso contro boss come Mother. Oh, wow, che oggetto orribile. No, tu vai via, non ti voglio. Comunque, tralasciando la run che non vedrete mai, perché è veramente una run oltre che imbarazzante, era anche una run poco divertente, dove non ho neanche sbloccato nulla, quindi potete andare anche tranquilli su questo fatto. Però per il resto niente. Per il resto stiamo facendo una run con Azazel, che è probabilmente uno dei personaggi più potenti come DPS iniziale, dove appunto ha questo amorevole mini Brimstone, ma immagino che voi tutti sappiate chi è. Invece, parlando invece di altro, ragazzi, che anime vi state guardando in questo periodo? Onestamente sono curioso, perché è vero, stavo per dire tanto non ho altro da fare, che non è vero, però in verità sarei curioso di vedere cosa mettermi nella mia lista di anime da guardare. In questo momento mi sto essenzialmente guardando due anime e non molto altro. Questo sarebbe stato perfetto tenerlo prima. Comunque appunto mi sto guardando due anime in particolare, o due serie. Una di queste è Fate, dove mi sono visto quasi tutto, mi sono visto tutte le tre route di Fate, ovvero Stay Night, Unlimited Blade Works e l'ultimo che è, come si chiama? Heaven's Feel, ecco. Adesso sto per finirmi Apocrypha e poi mi guardo come ultima cosa Fate Go, e poi dopo quello probabilmente per un po' stacco Fate e mi guardo qualcos'altro. Per chi non conoscesse, Fate è un anime più che altro è tipo una specie di seinen, dove appunto parla di questa specie di per farla semplice, una specie di Hunger Games / Battle Royale, che so che potrebbe essere un po', come dire, un po' strano da dire, però se ci pensate, ragazzi, è più o meno così la storia. Bishottato, nice. Ok. Non mi piace. Vabbè, un po' di range. Il range può essere buono. Niente chiavi. E la cosa mi dà fastidio. Posso magari cercare di trovare la secret room, che suppongo si trovi qui. Ok, chiave please. Ma che figata. Inoltre abbiamo anche ottenuto un cuore, perché ho appena raccolto della salute. Bene. Ok, run già nel percorso alternativo. Non so esattamente che cosa fare, se fare Mother oppure fare Dogma, però staremo a vedere. Comunque, parlando di Fate invece, Fate è proprio
È proprio molto interessante perché non conoscevo nulla quando ho iniziato Fate, non sapevo nulla sulla serie. E pensavo, boh, sarà che ne so, uno shonen che però ha tanti personaggi e quindi è figo. Poi appunto, inizio a guardare l'anime, porca miseria, se è dark, è molto molto... È molto molto dark l'anime, che è una cosa che non mi aspettavo. E anzi, con diciamo il passare delle serie, soprattutto con Zero e Heaven's Feel, che sono due degli anime, diciamo. Onestamente ero molto sorpreso da quanto, appunto, quanto violento era. Che è una cosa che onestamente ho apprezzato molto, perché è molto, diciamo che rispetto al classico anime che diventa popolare, questo è veramente molto molto, diciamo, fuori dalla norma del normale anime che diventa popolare. Non so se mi spiego. Tears Up, fantastico. E appunto, sì, è stata sicuramente una sorpresa molto apprezzata. Lo considero il mio anime preferito? No, non, ci sono altri anime che penso siano migliori nel senso di preferenza personale. Ok, stiamo attento a questo simp... ciao. A questo simpaticone. Ok. Che è un andato. Ok, perfetto. E si è morto. Ok, questo è il Tears Up, vero? Yes. Vediamo cosa abbiamo nel patto con il diavolo. Allora, in verità mi sono guardato un paio di run da altri youtuber, soprattutto Hatz, senza spoilerarmi nulla di nuovo. Però hanno suggerito, o almeno dal video che faceva, si capiva che andare per fatti con gli angeli o doni degli angeli sia un'ottima scelta, perché sono stati appunto buffati molto. Quindi io direi appunto di fare così, insomma. Allora, inoltre qui abbiamo uno di fortuna che non è tantissimo, però sarebbe fantastico ottenere... Ok, soldi li apprezzo, però non è esattamente questo che cerco. Ok, delle chiavi già, queste sono una cosa molto buona. Uno perché possiamo andare qui. Io direi di provare con l'item segreto perché Fast Bombs, è vero, ci dà un bel po' di bombe, però non è un power up molto buono. Ok, Little Gurdy. In effetti... range down, questo invece è brutto. Little Gurdy in effetti ha un'ottima sinergia con Azazel, dato che dobbiamo tenere premuto il tasto per caricare. Ok, con l'altra chiave magari andrei nello shop. Pandora's Box. Allora, innanzitutto direi, facciamo questo per magari la speranza di... Ok, no, ci abbiamo perso una monetina. Allora, perché l'idea magari sarebbe quella di prendere Pandora's Box e portarselo giù. Siamo nel secondo piano. Non so cosa darà nel secondo piano, però forse dà tipo Soul Art o cose del genere. Ora non mi ricordo esattamente, non ho voglia di cercare. Soul Art. E onestamente, ho comprato essenzialmente due Soul Art leggermente più cari del solito, però li prendo più che volentieri. Inoltre, direi spendiamo le ultime monete nella speranza di ottenere qualcos'altro. Fuori. Significa soldi extra. Please. Nice. Scatol non è un oggetto, diciamo, super top tier o fighissimo, però è bello da avere. Perché ciò significa che le mosche ora non ci daranno tanto fastidio rispetto al solito. E in effetti, se dovessimo incontrare magari le mosche di fuoco, magari non ci rompono più. Però non ne sono sicuro. Almeno io lo spero, perlomeno.
Ok, sembra che siano diventate tranquille. Ok, una chiave sarebbe bello avere. Ok. Range down, no grazie. Anzi, vorrei un bel po' di range up. Ecco cosa sarebbe bello avere. Comunque, appunto, tornando su anime che sto guardando, perché per il momento ho parlato solo di un anime, di cui non faccio neanche molti spoiler, perché onestamente è una bella visione, e vi consiglio caldamente di guardare Fate. Allora, non mi ricordo cosa fa questo oggetto. Andiamo con l'altro. Credo testi lembo. Ah, ok, questo è un ottimo oggetto. Questo è un oggetto che ci ha fatto vincere la... il boss? Ah, ma mi ha teletrasportato dal boss. Percurso the Maze, ok. Ero un attimo confuso. Ok, fatto fuori. Molto molto bene. Usiamo le nostre due bombe qui. Non abbiamo molta altra scelta se prendere questo oggetto che ci dà un bel po' di carte. Ok, un Joker, molto bene. The Moon. Ok, allora Hangman non ci serve. Death, possiamo usarlo su una stanza. Magari lo teniamo per il percorso dopo, Joker anche dopo. Ok, quindi andiamo in giro con Death. Ok. Wow, sì, il dough, il Play-Doh, essenzialmente, il Play-Doh ci sta aiutando molto. Inoltre, un'altra cosa che mi hanno avete detto, ragazzi, è che posso usare Ace of Diamonds sui nemici. È vero! Non avrei forse dovuto usarlo con la chest. Però vabbè, dai. Amen. Ok. Allora. Comunque, invece, tornando appunto all'assunto degli anime. L'altro anime che mi sto guardando, insieme a Fate, che sto per finire, è Gintama. E porca miseria, ragazzi, se Gintama è figo. Probabilmente invece Gintama lo considererei molto vicino a uno dei miei anime preferiti. Mi schiamo qui dentro. Ok. So che è un po' un rischio, ma sono troppo figo, quindi che ci posso fare? Ah, sono però uscito da Lost. Ok. E Gintama è uno di... Credo che sia un anime che pochissime persone conoscono, ma le persone che lo conoscono sanno quanto cavolo è figo quell'anime. Ma e infatti è difficile da spiegare, innanzitutto, che cos'è Gintama. Io vi consiglierei di fidarvi del mio suggerimento e di andarvelo a guardare, perché appunto è un anime stupendo e che è anche completato. Non sono ancora arrivato lì, sono ancora alla prima stagione. Tipo all'episodio. È una serie lunga, quindi sto parlando di prima stagione che ha 200 episodi. E sono tipo all'episodio 150 circa. Però vale tantissimo la pena guardarsi. Ehi, in realtà posso anche aprirlo. Esco e rientro per sicurezza. Oppure mi sposti. Anche questo può andare. Ah, i capi. Che cosa carina. Ci ho fatto caso solo adesso. Questi qui erano i mostri riflessi. Ma qui, dato che siamo nel mondo riflesso, ci danno la versione fisica e non appunto il riflesso. Oh, un'altra anche Secret Room. Che qui sarà vuota, ma di là probabilmente no. Ok, comunque, Gintama essenzialmente è uno shonen comico, dove c'è questo trio, che è il trio principale, che sono un'agenzia tuttofare e si mettono in un sacco di casini e guai perché sono stupidi. Ed è molto divertente, onestamente. E non solo quello, appunto, ho raggiunto anche un punto in cui, diciamo, la storia inizia a prendere piede. E. Oh oh, ok. Dov'è il mio death?
Lo so, però sono vivo, questo è importante. Allora abbiamo un shot speed. Se shot speed, un tears up, che è la parte, diciamo, leggermente più importante. Ok, non so se varrà la pena di entrare qui. Infatti era la stessa identica stanza e non abbiamo neanche ottenuto nulla. Fantastico. Questo secondo me si dovrebbe aprirsi. Però vabbè, dettagli. Ok. Gintama appunto è un anime che consiglio a tutti. È molto divertente, ma proprio tanto. Le battute che fanno sono... Nonostante sia un anime molto vecchio, alcune delle battute e riferimenti sono divertenti ancora adesso. Vabbè, credo di aver recuperato i soldi. Non ne sono sicuro. Non mi ricordo quanti soldi avevo inizialmente. Eccolo qui, Death, dannazione. Ok, allora. Abbiamo un Joker. Abbiamo tuo Spades. Ok, The Moon. Avrei potuto usare The Moon, ora che ci penso. Hangman non è molto utile. Death, Joker, cool. Usiamo Joker. Che ci porta? Joker. Non vogliamo un patto con il diavolo. Ok, per il resto probabilmente The Moon è la scelta migliore. Ok. Comunque appunto, quello che ho spiegato di Gintama è veramente poco. Però appunto, ragazzi, stiamo parlando di Gintama. Gintama è tanta tanta roba. Perché è veramente... Allora, è veramente, come dire... Allora, è un anime molto concentrato sui personaggi e le personalità dei personaggi, non per forza come appunto shonen classico, ma anche come elementi comici, no? Quindi appunto c'hai... Appunto c'hai dei personaggi con tutte delle caratteristiche strane che li rendono particolari. E la cosa è che tutti i personaggi... Cioè, non c'è un personaggio, diciamo, che non ti può piacere. A meno che non sia una persona a cui non piace il divertimento, ovviamente. Abbiamo già raggiunto il capo di Tears. Mi sembra strano. Nuova Venisha. Ok. Comunque, i personaggi di Gintama sono veramente belli. Ora non, infatti sono talmente belli che non so nemmeno scegliere un preferito, no? Solo perché appunto sono tutti fighi. Se dovessi forse scegliere, forse è proprio il protagonista Ginto che mi piace. Oppure un paio di personaggi che hanno introdotto negli ultimi episodi. Che ovviamente io, come ben sapete, io con i nomi faccio schifo. Quindi io in questo momento appunto non mi ricordo i nomi dei personaggi nuovi. Non so se Darius è ok. Un po' di salute ci sta, però il piercing è completamente inutile. Ok. Oh, tu rimani come vero? E non mi fai male, fantastico. Ho una pietrolina che mi aiuta, però almeno finché sopravvive. Ok, addicted non è buono affatto. Comunque... guardatevi Gintama, porca miseria, guardatevi Gintama. È vero che inizialmente Gintama può essere un po' lento, però ciò non toglie che il fatto di essere un anime molto molto figo, soprattutto, diciamo così, c'è una peculiarità, diciamo, riguardo a Gintama, se lo volete guardare in italiano, ovvero il fatto che i primi 50 episodi non ci sono per qualche motivo da nessuna parte sottotitolati. Non chiedetemi il perché. C'è però il doppiaggio in italiano. E il doppiaggio... Io non sono una persona a cui piacciono tanto i doppiaggi, soprattutto di anime. Sono di solito i doppiaggi negli anime. In generale, quasi mai sono soddisfacenti, almeno per me. Ovviamente posso capire perché alla gente possano piacere. Sicuramente sono molto più comodi da seguire. Però appunto, io personalmente preferisco guardarmelo nella lingua originale. Però devo ammettere che Gintama in italiano non è fatto affatto male. Anzi, dato che
Io in verità me lo sono visto. I primi 100 episodi me li sono visto due volte. Perché inizialmente li guardavo per conto mio. E poi me li sono iniziati a guardare con dei miei amici. Però. Io infatti non volevo guardarmi il doppiaggio italiano anche perché, dato che sono solo 50 episodi che hanno questo doppiaggio, pensavo tipo. Dopo non mi sembrerà strano ascoltare le loro voci in giapponese. Che un po' sa anche su quello che è successo. Però innanzitutto non è un trauma così grande perché fanno un ottimo lavoro. Il team. Dai, subiamo. Ok. Oh wow, grazie per due pillole paralysis, molto gentile. E grazie per non av avermi dato neanche una bomba. Molto gentile questo gioco in questo momento. Sono anche curioso di una cosa. No, meglio non rischiare. Stavo cercando di vedere se potevo spostare, portarmi una bomba in un'altra stanza, ma ne dubito. Ecco, una cosa però che forse non ho controllato. Invece no, ok. In effetti non ha neanche senso. E niente, questo è diciamo è il mio TED Talk per Gintama. Guardatevelo, please. E non me ne pentirete. Ok, invece, per un run invece della nostra run. Onestamente, la nostra run non è che sia un granché. Nel senso, non è orribile, è vero. Però è abbastanza forte da sconfiggere uno dei diversi boss tipo Dogma o Compagnia Bella. La vedo dura. La vedo molto dura se dovessimo farlo. Perché sia Dogma che Mother sono boss molto molto lunghi. E inoltre gli attacchi che hanno sono molto diretti e vicini. Più stai lontano è più facile schivarli. Noi abbiamo un range veramente schifoso. Ok, Gideon, va bene. E quindi vedo, penso che sarà molto faticoso riuscire a. Ma spawn ok, puoi spawnare anche lì, senza persi. Appunto, inoltre anche la nostra, cioè non abbiamo una build diciamo decente per poter far fuori boss molto forti. Probabilmente per una run normale questa è più che sufficiente, però non credo che voi ragazzi vogliate vedere una run normale. Credo che infatti vorreste vedere io che sblocco roba nuova. Oh, attenzione. Wow, mi hai colpito, complimenti. Sicuramente la nostra carica non è affatto male. Abbiamo un ottimo. Attenzione. Mi hai colpito quello di lato. E niente. Fatti con gli angelo slash diavolo. Qualcosa mi dà fastidio. E abbiamo proprio raggiunto il cap del Tears. È un po' fastidioso. Dobbiamo essere sincero. Vabbè. Prossimo piano. Ah, aspettate, sono andato nello shop. Mi sembra di no. Non credo nemmeno di averlo trovato. Andiamolo a cercare. Se io fossi uno shop, dove mi metterei? Qui sotto? No, questo è l'item room. Ah, eccolo qua. Non so perché non ci sia entrato. Ok. Onestamente non c'è nulla che vorrei. Nightlight. Onestamente, personalmente a me non piace Nightlight. Non mi piace il fatto che rallenti. Almeno che non l'abbiano modificato. Che può anche essere. L'idea sol anche solo l'idea di non potersi fidare ciecamente dei pattern nemici. E soprattutto dato chi dovremmo. Vedendo chi dobbiamo affrontare, mi fa venire meno voglia di. Di
sperimentare, diciamo. Anche perché non posso dire di conoscere bene i pattern ancora. Ok, prossimo piano. Ashpit con Curse of the Blind. Curse of the Blind, perché sei così crudele il gioco? Ok, quando morite per favore. Ok, ancora uno. Eccolo là. Monetine. Grazie, suppongo. Ok, il bomb bagger vorrei giocare con lui. Però ovviamente dovrei avere bombe inizialmente. Cosa che non ho ancora. Abbiamo uno shop. Con oggetti che non sappiamo. Non possiamo riconoscere. Possiamo andare YOLO e prenderli. The Candle, ok, già una buona scelta. E Voodoo Head Extra Curse Rooms. Ah. Va bene. Curse Room Extra possono essere non una cattiva idea. Inoltre il Blue Candle mi dà una buona fonte di DPS a distanza, diciamo. Ok. Ok, ho fatto bene a non farlo esplodere perché ho la vaga impressione che potrò spostare questa trollbomb qui. Niente secret room. Ok, almeno lo sappiamo. Ok, lanciamo tipo un fuochino a caso. Ok, me ne manca uno. Ok. Potresti darmi anche un po' di pillole belle, gioco? Non sarebbe male, onestamente. Non è che voglio che chiedo molto, no? Tipo, un paio di pillole decenti. Ehi, ciao. Tu sei nuovo? Almeno non mi ricordavo di voi. Ok. Oh, wow. Tanta gente. Ok, voi fate questo. Pensavo che voi foste tipo una versione di quelli che. Ok, a posto. Pensavo fossero una variante di quelli che lanciano rocce. Invece a quanto pare non è così. Una pillola, please. Ancient Recall è una buona carta. Giusto posto the blind, quindi boh, a caso. Ok, va bene, un cuore extra. Che è ben accetto, però qualcosa di un po' più spicy. Usiamo ora il judgment. Vediamo di ottenere qualcosa di buono. Per favore. Cuori non ci servono adesso. Please. Ok. No comment. No comment. Ancient Recall forse lo userò non immediatamente. Lo userò nel prossimo piano. Oppure è meglio usarlo qui. Staremo a vedere. Allora, innanzitutto vorrei andare a sconfiggere il boss. E poi andiamo a fare. Abbiamo due bombe in effetti. E inoltre posso. Dato che vorrei più un patto con gli angeli, vorrei usare una bomba qui. Spero che mi droppa dei ragni. Però almeno così ho più possibilità di un patto con gli angeli. Che è quello che vorrei appunto ottenere. Tu sei nuovo, Singe. Ok. Ok. Spooky. Oh, che schifo. Ok. Fa una reazione a gas. Davvero?
mi prendi in giro. Non voglio un patto con il diavolo, però, cavolo. Non so nemmeno se entrare, perché ho anche Curse of the Blind. È stato veramente cattivo con me questo gioco, stavolta. Allora, abbiamo due possibilità. Innanzitutto, tanto non ci andiamo. Dobbiamo pensare a vedere se questa è una run da Dogma o da Mother. Secondo me è più da Mother. Onestamente avrei voluto più voglia di combattere Dogma. Però innanzitutto non puoi avere tutta la vita. Inoltre questo sarà molto divertente perché avremmo... Oh, Hangman, molto utile. Guarda, premo già i pulsanti, lol. Spero di non rovinare tipo il puzzle o qualcosa del genere. Ok. Iniziamo a scappare. Non sono molto preoccupato, devo essere sincero. Appunto possiamo volare. Ciao. Goodbye, loser. Musa. Oh no. Ehi, aspetta, torna indietro. Aspetta, torna indietro. Oh no. Ho una chiave. Ok, questa volta era un po', diciamo. Vabbè. Ok, a posto. Ho anche ottenuto una chiave in tutto ciò. Nice. Ok, allora, qui ho fatto essenzialmente tutto, vero? Magari andare nella Curse Room. Abbiamo ottenuto anche il Voodoo Pin, quindi. Ok, nice. Soul Art. Ragni a caso non mi interessano. D'accordo. Direi allora che... tu non posso farci niente. Onestamente, quasi quasi sacrifico il Rotten Heart. E mi farmo un po' di soldi invece. Perché... Sì, credo che abbia senso. Ah, inoltre... Ah, che figo. Lo spende per ultimo. Buona sapersi. Ok, allora andiamo a spendere il resto dei nostri cuori che abbiamo qui in giro. Sì, non sono tantissimi soldi, però almeno... Ehi, abbiamo di nuovo una quindicina di monete. Ok, quindi facciamo che... Allora, con te non posso farci nulla. Magari potrei usare il centro di call, però non so se ne valga la pena. E direi anche di andare al prossimo piano. E appunto, se vogliamo andare in corpse, l'idea sarebbe quella di subire un po' di danno qui. Prendiamoci questo mezzo cuore. Non abbiamo molta salute, questo è un po' preoccupante, però dovremmo riuscirci, in ogni caso. Ok, Curse of Darkness non è un problema, Chariot, Hierophant, nice. Hierophant lo tengo stretto, ma non lo uso subito. Tanto uso Death qui. Ok. Uso le due chiavi che ho per entrare qui dentro. Ok. Una pillola decente, per favore. Ok, non ho neanche la cosa di usare i trinket per ottenere per ottenere quei pezzi di chiave, che non so ancora esattamente cosa fanno. Credo che servano per appunto blocchi qualcosa di sicuro. Cosa non so ancora. Allora, qua sarebbe bello avere due bombe. Ma in verità sarebbe bello avere bombe in generale, porca miseria. Ho anche Soul Art, ok dai, non mi lamento allora. Sicuramente il nostro no, Little Gourdy, ecco, ci sta dando una grande mano. E anche questo lo apprezzo. Ci andrei dopo.
Ok, molto bene. Oh sì, ok, mi ricordo di te. Ok, meno male che l'esplosione mi spinge e basta, non mi fa male. Ok. Qua è piuttosto easy. Ok, andiamo avanti. Allora, qua abbiamo l'item room che ci darà rullo di tamburi. Ok, Flatstone. Come funziona Flatstone con Brimstone? Onestamente sono curioso, non so se farò una stupidaggine o meno, però la curiosità vince su di me. Ok, non fa letteralmente nulla, neanche un range up. Che tristezza. Ok, box of friends, non necessariamente utile. Questa carta potrebbe essere un Joker, è invece un Ace of Diamonds. D'accordo. Oddio, appunto, l'Ace of Diamonds abbiamo visto la sua utilità. Dopo torno per l'altra carta. Anche se, onestamente, mi sono appena dimenticato. Ah, era Hierophant. Ok, sì. Torniamo di sicuro. Però a quanto pare, cioè, bam. Ok, solo una moneta forse non è stata la scelta migliore. Però, ehi, almeno abbiamo tenuto la moneta e non abbiamo dovuto aprire una stanza. Letteralmente questi Ace sono diventati delle Death. Cioè delle carte Death o The Sun, però con un premio in più, cioè sono molto diventate molto buone. Ok. Ah, c'ho una. Un cosino. Ok, sistemato. Ok, di opposto. Quindi proseguiamo con la run. Qua abbiamo roba. Wow, ok, questo è. Meno male che posso volare. Ah, abbiamo due cursorum. Ecco cosa fa di bello. Apprezzo due cursorum. Oh, non li ho visti. Una delle prime volte in cui Curse of the Darkness ha veramente ha fatto qualche danno verso di me. Qua secondo me c'è una secret room. Ciao. Più soldi. Va bene. Aia. Apprezzo i soldi, non apprezzo il fatto che tu mi hai fatto male. Apprezzo anche il fatto che non devo spendere un'altra bomba. E apprezzo quella Black Rune. Ok, la Black Rune non posso usarla in effetti adesso. Ah. Allora, io farei che, dato che ci stiamo avvicinando al boss, andrei a prendere Hierophant. Stavo per andare di nuovo addosso a quei simpaticoni. Dov'è Hierophant? Ah, è sotto, ok. Mi ero un attimo confuso. Sono qua, niente di buono, peccato. Posso far esplodere questo per una chance maggiore? Pensavo di più, onestamente. E anche questo. Alright. Vediamo un po' dove si trovava. Si trovava qui. Ho voluto aspettare per usare Hierophant. Non stava qui. Cioè, innanzitutto qui abbiamo un Chariot. E Chariot in effetti ci serve perché soldi gratis. Ok. Allora forse Hierophant era qui. Se l'ho lasciato qui. Oppure qui sopra. Ok. Allora un attimo ho preso un colpo. Andiamo a vedere se teniamo un dannato patto con gli angeli. Ehi, ciao, non ti ho visto. E boss fight. The Horny Boys, li ho affrontati, non so se in un video, però sono interessanti.
a dire poco. Aiuto. Lì smorite. Ok, fantastico. Fantastico è però, non è però non aver ottenuto di nuovo nulla. Black rune. Ok, un po' di danno, lo apprezzo. Shot speed. Non dovrebbero dare shot speed secondo me ad Azazel. È letteralmente inutile. A meno che non abbiano cambiato qualcosa, ma non credo. Usare la shot speed non conviene per niente. C'è un po' di monete extra. Abbiamo delle altre cose che possono tornarci utili. Amnesia di sicuro no. Ma direi forse The Magician. È proprio una run debole. Mi dà fastidio. Cioè, nel senso, non è debole, perché, cioè, tutto sommato stiamo giocando con Azazel. Però è il fatto che non abbiamo range up, non c'è niente nulla di, diciamo, utile. Spero di ottenere qualcosa di più utile qui adesso, però se va avanti così. Ok, Magician. Sì, ciao. Questo di unknown, volevo dire. Ok, già questo è un po' di range, un po' basso, è un lock up. Ok, abbiamo... Beh, oddio, il default lo posso usare ora. Ok. Apprezzo. Curso via nonno vuol dire che non sappiamo quante soldi abbiamo, ovviamente. Però so di averne tanta. Ok, morto e basta. Posto. Item room. Uffa. Appunto, datemi oggetti migliori di Obsessed Fund. Datemi tipo... Ok. Già The Halo è decente, perché ci dà un cuore rosso e ci dà un po' di roba buona. Però anche qui non è che sia tutta questa roba, no? Cioè, è decente, ok, sì, però... Guarda che miseria. Mystery Sack. Ok, già questo può essere interessante. Andiamo intanto al resto delle bombe a lui. Please. Non è, la monetina non era esattamente quello che mi aspettavo, o quello che avrei voluto. Onestamente già quel piccolo range up però lo si vede con Azazel. Ok, posto. Sarebbe bello ottenere più bombe. Vediamo qui cosa abbiamo. Oh. Io direi di prendere lo school bag. Perché, cioè, tanto non abbiamo altri posti in cui spendere soldi. E magari anche questo per una bomba. Sì, ok, magari non una troll bomb. E se otteniamo abbastanza soldi probabilmente li userò per... Ah beh, abbiamo questo in effetti. Anche se non mi ricordo esattamente quanti soldi abbiamo. Sì, questo faceva così. Ciao Ragman. Da un bel po' che non ci vediamo. Addio. Ok, un'altra bomba. Io darei le bombe al bomb beggar, perché forse ci dà qualcosa di buono. Oppure niente. Puoi anche prenderci tutte le bombe. Ok, avere bombe infinite sicuramente ci aiuta. E cosa dico? Non è che abbiamo... Cioè, ok, posso andarmi a prendere il boomerang, che inoltre a quanto pare hanno anche buffato. Però, cioè... Ok. Va bene, ho anche il volo, quindi è leggermente più inutile di quanto potesse essere normalmente. Perché perdiamo tutta la roba di... Tutta la roba di... ottenere oggetti usando il boomerang. Però
tanto quei tre cuori neri li apprezzo moltissimo. Ok, diciamo più passa il tempo e più sono convinto di poter affrontare Mother. Non perché abbiamo una build fortissima, ma perché abbiamo abbastanza DPS e salute. Più che DPS e salute proprio. Non sapendo quante salute ho, farò un po' di giri. Quindi ho speso 4 di salute. Ora ne ho 3 extra. Quindi altre 3 monetine. Ottenere uno speed up. Più che uno speed up, un HP up. Perché siamo già a full speed. Ok, niente per il momento, ma va bene. E inoltre diamo questa bomba al Beggar. Please. Ok. Fai proprio fatica a darmi qualcosa di figo. Vabbè, pazienza. La secret room forse è qui. Nice. Ok, avere più soldi ormai è inutile. Però grazie, suppongo. Continuate a darmi questi cavolo di cuori. Almeno datemi qualcosa qui. Che non siano solo soldi, ovviamente. Oh, ok. Avere bombe infinite in effetti in questo posto è proprio fantastico. Guardate quante belle cose. Oh, sono full vita. Please, bomb beggar, dammi qualcosa. Per favore, siamo amici, no? Bra. Non posso nemmeno farlo esplodere perché sappiamo che cosa succede se lo facciamo esplodere. Niente di bello, insomma. Petro. Ok. Forse un po' troppo tardi per avere Petro. Un po' troppo tardi anche per darmi chiavi infinite. Che bello il ghiaccio è stupendo, è tipo uno dei effetti di stato migliori del gioco. Ok, pillole buone per favore. So che c'è un range up nella pool, datemi quello. Ok, qua abbiamo il secondo boss, quindi non ci andiamo ancora perché altrimenti siamo lockati lì. Vediamo un po', vediamo un po'. Magician, no? Un'altra bomba. Sempre farmi sognare, a quanto pare. Un po' tardi per Petrified Poop. Vabbè, in effetti abbiamo chiavi infinite. Chi se ne frega. Anzi, forse potrebbe anche valerne la pena. Per favore. Bra! Perché sei così crudele con me? Sono andato addosso al fuoco. Non ne vado molto fiero. Onestamente, diciamo che Fatico del Diavolo e Company sono stati molto avari con me. Soprattutto i patti con gli angeli, porca miseria. Sono ancora arrabbiato del fatto che il 70% non abbia ottenuto quello che volevo. Ok, qui non si fa molto altro. Ok. Credo di aver succhiato più un cuore, quindi. Please. Grazie per la quantità spropositata di soldi. Peccato che non mi serva a nulla. Preferisco tenere Petro. E ok, non c'è molto altro da fare. E quella era paralysis. E abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Mother. Isaac!
molto bene. Niente patto con il diavolo, neanche con gli angeli. Porca miseria, ma perché mi volete così male? Perché mi vuoi così male, gioco? Non so se prendere la Polaroid. So che la negative da adesso hanno dato un buff per darti un po' più di danno. Mi sa che prendo la negative, perché la Polaroid non so nemmeno se la possiamo attivare, quindi. Mams hard. Fight me, mate. Ok, magari fight me a una distanza ragionevole. Non mi ricordavo spegnesse anche, cioè distruggesse anche i proiettili. In effetti è molto comodo. Mi sa che per poco non l'aveva raggiunto. No, invece sì. Ok. Vabbè, non è un grosso problema aver subito un po' di danno. Ok. Into the rotten corpse. Heck yes. Curse of the Labyrinth. No, ma così non otteniamo un patto. Ma perché sei così crudele, gioco? Datemi un cavolo di patto con il diavolo, dai. Proprio non vuole. È proprio... è crudele questo gioco. Perché non... Cioè, mi hai dato tipo due patti in totale. E nessuno di quelli era con gli angeli, nonostante sono stato... I was a good boy, essenzialmente. Oh, ciao. Meno male che sono veloce. Peccato per il danno subito. Yes. Non molto utile. Avrei voluto qualcosa di un po' più figo. Ok. Li ho già affrontati, ragazzi. I guess. Comunque il nostro Little Gurdy è veramente l'MVP di questa run. Ci sta aiutando a fare un sacco di danno. Anche se forse non ce ne rendiamo conto tantissimo. Però devo apprezzare lo sforzo di questo piccoletto. Ehi, non attaccarmi. Please. Volevi. Ok, la salute non è che mi faccia molto. Basta soldi. Ne ho abbastanza di avere soldi. Datemi qualcos'altro. Datemi chest d'oro. Ho un sacco di chiavi, non so come spenderle. Oh. Ok, quello è buono. Oh, almeno. Modo per spendere i soldi, almeno ce l'abbiamo adesso. Tipo un trinket nuovo non sarebbe male. Oppure puoi anche non darmi nulla. Ok, questo non è male. Please. Non so se si attiva. Si attiva, ok, interessante, però staremo a vedere, al massimo prima della boss fight lo prendiamo. Please. Ok, una carta. Inutile. Ancora. Ok, Faded Polaroid buono, Dim Light non molto, perché abbiamo due che si incaricano immediatamente. Finalmente un Soul Art. Comunque, sì, probabilmente riusciremo a vincere questa run. Abbiamo molta salute. Abbiamo degli item...
attivi molto buoni. Però un po' mi preoccupa il range. È l'unica cosa che in generale con Azazel è sempre un po' preoccupante. Allora, vediamo. Ok. The World. Possiamo usarlo, sì. Justice anche. Justice. The Moon. Ok. Allora, come trinket. Vediamo cosa posso. La scelta migliore forse è Faded Polaroid. Per avere un po' di vantaggio nelle run, nelle stanze normali. Userei The Moon. No, ok. Usiamo subito. Andiamo subito a usare The Moon. Ovvero nella Curse Room. Quindi dobbiamo andare qui. Fare questa stanza. Wow, ok. Era molto spaventosa questa stanza. Normale che possiamo volare. Porca miseria. Ok, Faded Polaroid mi hai appena tradito. Sappilo. Basta darmi soldi. Datemi qualsiasi altro consumabile che non siano soldi. No, oh, basta! Aiuto! Sento bullizzato da tutti questi soldi. Ok. Facciamo modo 2. Non molto utile. Ah, non puoi farmi questo crafter. Usa. Ok. Molto divertente. Ti amo, per favore. Vabbè, un lucky penny. Vabbè, grazie, suppongo. Ok. Direi di andare a prendere le altre carte. Vediamo cosa abbiamo. Vediamo cosa abbiamo. Vediamo cosa. Sì, vediamo cosa abbiamo. Mi sembra così strano dirlo, però. Ha senso, no? Boh. Forse preferisco più questo. E inoltre abbiamo ottenuto le 28 monete. Ok, per favore, dacci qualcosa di buono. Non è buono quello. Quello è già un po' meglio. Baby Bender non credo serva a nulla. Carta nuova. Oh, proprio. È strana questa run, mi sembrano tutti così spilorci. Io che do soldi e soldi, e poi nessuno che mi dà roba buona. Ok, l'Emperor quello di prima, lo Strength. In verità non lo so. Non so se sia una buona scelta. Io direi che. Almeno come item siamo a posto così. Come trinket, anzi. Almeno per il momento. Sarebbe bello avere qualcosa tipo un item nuovo dopo secoli che non otteniamo un item decente. O uno che dia DPS. Però otteniamo altre monete. Ahaha. Che buco che sei il gioco. Sempre a darmi soldi. Ok, vediamo cosa hai da offrirci. Aia, dolore. Oh, quasi mi prendi in giro. Gioco, dai. Cioè, va bene trollare, perché trollare fa sempre bene alla pelle. Però porca miseria, dopo un po' dammi qualcosa di decente, cavolo.
Cioè, letteralmente abbiamo ottenuto o soldi o niente. E la cosa mi dà fastidio. Sì, è vero che poi abbiamo anche ottenuto un po' di Soul Art grazie. Ok, non mi aspettavo fossero, avessero questo movimento. Cioè, ok, ho capito che torna utile avere soldi, no? Però qualcosa di diverso. Tipo un item. No, questa è nuova. Questa è nuova, due troll bomb dentro una chest grigia. Inutile. Io so, datemi un cancer, un curve d'oro, un crack and crown. Qualcosa per, sapete, potete darmi un piccolo boost. A little boost. E invece. Invece preferisce deridermi. Dandomi soldi e nient'altro che soldi. Speravo. Ok, facciamo fuori The Scourge. Ok. Questo boss ha un paio di mosse che probabilmente non ho mai visto. Ok, almeno ti posso congelare. Aia. 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 Please, no more. Ok, morto. Ho subito troppo danno. Avanti. Va bene, grazie per l'HP up. Che gioco bastardo. Ok, se fossi una top secret dove mi metterei? Ma boh, probabilmente tipo nel posto più stupido possibile. Solo per farmi sprecare tutte le bombe. Datemi un patto con gli angeli o qualcosa del genere. Ci fosse un, che ne so, un achievement almeno, così mi sento un po' più felice. Il fatto di non aver preso letteralmente nulla. Ok, vabbè, un Eternal Heart, questo è carino, I guess. In effetti stiamo praticamente recuperando la salute che avevamo perso subito prima. Ok, guarda qui quello verdicciattolo che cerca di fare qualcosa. Io in verità non so nemmeno se questi fanno male, però evitiamo di scoprirlo in questo episodio. Ok, abbiamo letteralmente esplorato tutto. Niente, niente. Andiamo avanti qui. Usiamo le ultime monete rimaste. The Sun in effetti può essere buono. Un oggetto da portarsi. Ultime parole. Nobody knows the troubles you have seen. No, prossimo, scusate. Do not cry over spilled tears. Io ho il brimstone, non piango. Per ora, Aerophant. Ah, abbiamo un Aerophant, buono, buono. Usiamo il loop di loop. Niente loop di loop. Ok. Qual è l'idea migliore qui? Allora, sicuramente il The Sun. Qua possiamo farlo esplodere, ormai non possiamo tenere. C'è una monetina, la vedo, però anche no. Oh, grazie Mosca. Quindi The Sun. E poi sì, voi potreste dirmi, ah, se vuoi così tanto un patto con gli angeli, perché non te lo fai adesso? Oddio. No, non ci ho mai giocato, quindi sembra più uno spreco che altro di risorse necessarie. Direi di fare così. Sì, direi che è l'item migliore, visto tutti questi. Però sono indeciso perché magari, mentre uno mi protegge da un colpo solo per tutto il resto della run, quindi non so quanto buono possa essere. L'altro potrebbe darmi, anche se piccola, una possibilità di ottenere un The Sun.
E forse andare con questo. Anche se non mi ha mai aiutato in questa run. Però credo in te, diciamo. Ok. Direi che siamo messi a posto. Dice la carta. Non so se voglio andare a vedere che cosa fa, però. Non so, dove abbiamo preso poi quelle due monete? Non facciamoci domande. D'accordo. Abbiamo esplorato tutto l'esplorabile. Niente patto con il diavolo, porca miseria. Va bene. Here we go. Ok, vediamo come approcciare questa boss fight. Ok. Va bene se rifai le stesse mosse, soprattutto se facili da leggere e da riconoscere. Ok, a quanto pare tu non puoi. Oh, ok. Primi due danni, non mi piace. Ok. Non dobbiamo preoccuparci, dobbiamo solo non farci male. Porca miseria. Ok. Sto subendo troppo danno. Cos'è? Ah, ok, stai evocando roba. What? Questo è una mossa letteralmente che non ho mai visto in vita mia. Ok. Prima fase. Seconda fase. Spero che continui a fare questa mossa perché è forse la mossa. No, nonostante sia spaventosa, forse è la mossa più semplice. Ok, poi fa un altro. Esatto, facciamo un altro. Ok, The Sun subito. Yes! Grazie, Loop di Loop. Sapevo che potevo contare su di te, Loop di Loop. What? Ok, vabbè. Lo accetto. Ok, qui, poi sotto e poi al centro. Ok, di nuovo. Oh, ok, non so come non mi abbia colpito. Oh, non so come stia bloccando quei colpi, però appunto lo accetto. Qua forse è il caso di stare lontani. Ok, sto subendo danno stupido. Ok, subito. Loop di loop. Ok, non mi ha più dato una mano. Va benissimo. Già il fatto che tu mi abbia aiutato una volta mi fa già felice. Ok, GG. Yeah, con una run molto molto mediocre, però siamo riusciti a sconfiggere Mother. E mi fa felice perché almeno è una vittoria. Mancano queste piccole vittorie. Questo gioco è diventato sicuramente molto 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 difficile rispetto a quanto abituato. E poi ovviamente questa run in generale non è che ci abbia aiutato molto, dato che abbiamo continuato a non ottenere roba buona. Cioè, nel senso, abbiamo ottenuto roba mediocre. E questa è la cosa che era un po' triste. Perché appunto quanto sarebbe stato figo ottenere almeno un oggetto del patto con gli angeli. Però non c'è altro da dire se non ehi, almeno ce l'abbiamo fatta. Quindi ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Vi chiedo di lasciare un bel mi piace, commentate, iscrivetevi al mio canale se avete ancora fatto, iscrivetevi a tutti gli altri canali correlati, condividete il video se vi è piaciuto, mi raccomando. In descrizione c'è il mio Twitter e quindi noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto salato e ciao.